questo accordo in sostanza permette ai paesi che l'hanno ratificato, che lo ratificheranno, che cosa? Di ottenere, io lo chiamo la lampada di Aladino questo accordo qua, e tutti lo chiamano Rubik, perché l'inventore ha detto chiamiamola Rubik, io lo chiamo lampada di Aladino, perché? Perché si sfrega la lampada e il paese che ha ratificato che cosa ottiene? Ottiene i miliardi delle imposte sottratte dai propri contribuenti tramite depositi in Svizzera non dichiarati, uno. Li ottiene tempestivamente, li ottiene con precisione elvetica e li ottiene gratis. Sempre tutelando la sfera privata, quindi tutto viene sempre in maniera anonima, ma sostanzialmente la banca fa da sostituto d'imposta, cioè è la banca svizzera che recapiterà all'amministrazione federale delle contribuzioni svizzere il denaro delle imposte che poi verrà versato ai paesi di provenienza. Il Parlamento svizzero su certi argomenti non è più libero, non è più libero, no? Nel senso che certo che al grotto siamo liberi di dire fai quel che vorrum, siamo padroni in casa e compagnia bella, no? Ma questo si fa il grotto, no? Dal momento in cui entreranno in funzione gli accordi, in Svizzera non ci saranno più denari tedeschi, austriaci e inglesi, tutto quello che riguarda adesso, speriamo presto anche italiani, che non sono dichiarati. Quindi da quel punto di vista del cliente, la cosa che può fare se non vuole dichiarare i soldi è soltanto quella di prendere i soldi e portarli in un altro stato. Però qui ci sono due problemi, no? Il primo è la propensione o meno del residente in Italia a dichiarare il capitale all'estero, il che è difficile da valutare, però si può quantomeno avere dei grossi dubbi, perché l'Italia ha proposto tre scudi negli ultimi 8 anni con delle aliquote del 2,4%, del 5%, del 7% e è uscito molto poco. È difficile dire quanto è della Germania, quanto è della Francia, eccetera, dell'Inghilterra, eccetera. Si può immaginare però che, guardando un pochettino il peso delle varie economie, l'Italia potrebbe, la stima potrebbe essere intorno ai 200-300 miliardi. Di questi 200-300 miliardi, con ogni probabilità, almeno la metà non è dichiarata. Si potrebbe fare delle stime, un minimo massimo, non si sa come reagirà il mercato dei contribuenti. I contribuenti accetteranno? Scappano, ma se non possono scappare dove vanno, cosa fanno? Ecco, ci sono così tante variabili che una stima veramente, tutti le fanno le stime, no? Bravo, faccio un milione.